Rispettare il target del 2% allora significa che è fatta una manovra correttiva? Il target del 2% non c'è mai. Del 2,6. Il 2,6 era l'obiettivo compatibile con un quadro macroeconomico diverso. Noi comunque, ripeto, rispetteremo i vincoli. Ma con la correzione dei conti, con una manovra correttiva? Stiamo lavorando alla legge di stabilità che per definizione impatta sui conti, quindi quando avremo i numeri sarete i primi a saperlo. Però è una proposta per un patto per la crescita. A proposito della BCE ieri, consolidamento dei conti, secondo lei cosa comporta sul bilancio dello Stato? Come la stessa BCE ammette nel bollettino, come tutti sappiamo, il quadro macroeconomico oggi è molto peggiore di quello di 6 mesi fa e c'è un'ovvia meccanica implicazione per i conti pubblici. Noi comunque rispetteremo gli impegni presi. Bisogna cambiare approccio fiscale. Sì, questo l'ho detto dall'inizio della presidenza italiana. L'Europa deve mettere crescita e occupazione al centro delle priorità dopo che ha messo consolidamento fiscale e unione bancaria, e questo credo che sia totalmente condiviso dai miei colleghi. C'è una forte convergenza sull'idea che gli investimenti sono essenziali in tutta Europa per riprendere la crescita. I due ingredienti fondamentali sono riforme strutturali che migliorano l'ambiente per le imprese e più efficacia negli strumenti di finanziamento per attirare i capitali privati. Farete una proposta per un patto per la crescita? Il patto per la crescita è una proposta di tutti, già sul tappeto, come dicevo, riforme strutturali, mercato interno e finanza per la crescita. Ministro, il quadro economico ha detto... Buona giornata. Grazie. La Germania non ci sono resistenze, ci ha accorto.